Con il tradizionale taglio del nastro e la presenza di molte autorità, all'Istituto Einaudi è stato inaugurato ufficialmente il corso per odontotecnico, il primo corso del genere in una scuola della provincia di Pistoia, per il quale sono stati allestiti con le attrezzature più moderne tre laboratori. Tutto questo nasce dal lavoro di tutti i docenti che l'hanno messo su. Materialmente abbiamo a disposizione un piccolo lascito ereditario, quindi abbiamo utilizzato questi fondi e poi ci ha supportato la fondazione, ha dato un contributo anche la fondazione, logisticamente la provincia ci ha aiutato a mettere un po' a posto i laboratori. Abbiamo contribuito con 20.000 euro e siamo stati molto soddisfatti di averlo fatto, perché questo risponde a un'esigenza che in questi ultimi anni sentiamo, che è quella di contribuire soprattutto con l'attivazione di nuovi strumenti e di nuove anche attività didattiche, in questo caso a maggior ragione che si tratta di un corso innovativo destinato fra l'altro a tutta la nostra provincia. Mette a disposizione di un territorio anche più largo un pacchetto di servizi orientati alla formazione del mondo sanitario, un'opportunità che potrebbe in qualche maniera ulteriormente irrobustire il ruolo dell'Istituto Einaudi. A fine percorso questi ragazzi saranno pronti ad essere proiettati nel mondo del lavoro e poter comunque fare una professione sanitaria fondamentalmente. Come quasi in ogni piccolo laboratorio ci sono almeno queste due stanze, una appunto la sala gessi e l'altra la stanza dove ci sono i banchi muniti di attrezzature tipo trapani, scaldaciere per fare le lavorazioni più manuali.